Una buona giornata e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con l'emergenza sanitaria relativa ad un'altra emergenza, quella dei CAS, perché questa mattina i sindaci sono stati auditi in commissione regionale all'Aquila. Allora, proprio all'Aquila noi ci spostiamo. Do il buon pomeriggio a Giuseppe Dintino. Buon pomeriggio Giuseppe, perché è stata una lunga mattinata e i sindaci sono stati ascoltati, molti li ascolteremo tra poco, per quello che è un grido d'allarme, perché la situazione migranti, insomma, si fa complicata nella nostra regione. Molti di questi da Lampedusa sono arrivati nella nostra regione dopo i test sierologici, e però poi molti di questi al riscontro dei tamponi sono risultati positivi al Covid-19. Buon pomeriggio Giuseppe. L'emergenza sanitaria è entrata nei centri di accoglienza, il timore è quello che si possano ripetere gli errori già commessi per quanto riguarda le residenze per anziani. Buon pomeriggio dall'Aquila, sono davanti, lo vedete alle mie spalle, al Palazzo dell'Emiciclo, dove questa mattina si è riunita la Commissione Consiliare Speciale su fenomeno immigratorio e lavoro sommerso, presieduta dal leghista Antonio Di Gianvittorio. Questa mattina, come dicevi Jacopo da studio, sono stati ascoltati i sindaci nei cui comuni i CAS presenterebbero dei migranti che appunto sono risultati certamente positivi al Covid-19. Molti di loro sarebbero asintomatici, molti sono sicuramente minori, e abbiamo ascoltato quindi le parole dei sindaci. Sono stati convocati i sindaci dell'Aquila, di Civita d'Antino, Canistro, Gissi, Civitella del Tronto, Moscufo, Pettorano sul Gizio, insomma. Ma ci sono state anche delle parole molto forti, come quelle del sindaco di Civita d'Antino, Sara Cicchinelli, che ha chiesto alla prefettura di mandare l'esercito. Se non arriva l'esercito, ha detto, io sono disposta a dimettermi subito. Allora ascoltiamo subito le parole dei sindaci che sono stati ascoltati dalla regione questa mattina, e poi continuiamo a raccontarvi quel che è successo. Prego dalla regia. Il CAS di Gissi è stato aperto in una struttura alberghiera che, quando era albergo, aveva una capienza di 26 posti letto. Dopodiché, nonostante l'opposizione dell'amministrazione comunale comunicata a tutti gli enti che hanno poi rilasciato le autorizzazioni, è stato autorizzato un CAS per 40 migranti. Oggi è paradossale che in una situazione di emergenza nazionale legata alla diffusione del coronavirus a livello nel territorio nazionale, in quella struttura siano stati trasferiti addirittura 50 ragazzi di provenienza, 50 migranti. Oltre all'aspetto sanitario, che mi auguro possa essere risolto, abbiamo un altro aspetto gravissimo, che è quello economico. Noi stavamo a Gissi, come penso agli altri comuni interessati dal fenomeno, ci stavamo riprendendo dai periodi di chiusura con molti sacrifici. L'amministrazione comunale aveva messo a disposizione dei pubblici esercenti spazi ulteriori per poter svolgere la loro attività in assoluta sicurezza. Il paese si stava riempiendo di persone, i ristoranti erano pieni, i bed and breakfast avevano tutte le stanze prenotate. Da quando si è saputo dei 16 positivi, i pubblici esercenti si lamentano, dicono di aver avuto delle disdette. Effettivamente il paese è vuoto, sembra di essere tornati al mese di aprile. Dunque, i migranti presenti nella struttura privata presso il comune di Civita d'Antino sono complessivamente 46, perché 16 sono i nuovi arrivati, circa 30 quelli che già erano presenti. Di questi ultimi 16 arrivati, 8 sono risultati positivi. Lei ha detto una cosa forte: mandate l'esercito oppure mi dimetto. Sì, io ho verificato che in quella struttura in questo momento non ci sono le condizioni di sicurezza per garantire che nessuno esca e nessuno entri, per cui è importante un presidio, tutte le entrate e tutte le uscite, per garantire che non vengano contagiati anche i cittadini di Civita d'Antino. No, ci sono dei custodi che poi si occuperanno anche di portare da mangiare a queste persone. Insomma, io ieri sono stata lì fuori con la stampa e
nessuno mi ha detto niente, io potevo tranquillamente entrare. C'è, ripeto, un'uscita anche secondaria che dà proprio sulla strada provinciale e lì non c'è nessuno. Ci sono due contagiati, due positivi dai test effettuati su 15 migranti arrivati qui in città. Sono in un CAS a Pettino, che è il quartiere più popoloso della città. E però, leggendo sulla stampa, certamente i cittadini vanno leggendo che altri ospiti di quella struttura escono, vanno a fare la spesa, quindi il quesito è proprio questo che viene posto in città. All'interno della struttura che tipo di controlli ci sono? Sono stati fatti controlli su tutti? C'è un distanziamento vero e proprio, una quarantena all'interno? Ecco, queste qui sono le domande che vengono poste sui territori. Oggi alla Regione ho chiesto di porre rimedio ad una situazione gravissima che si è verificata sui territori. Nel mio comune in particolare ho rappresentato l'esigenza di un comune terremotato, perché noi siamo area cratere e quindi di un territorio che già vive la difficoltà di assistenza alla popolazione. Abbiamo tante persone fuori casa da 3 anni e ho chiesto alla Regione di porre rimedio a questa situazione. Adesso, alleggerendo la struttura, gestendo questa situazione, facendo dei cordoni, dei presidi sanitari fissi, facendo un tampone che stamattina è stato fatto per i dipendenti, e soprattutto ho chiesto conto di accertare le eventuali responsabilità nella gestione di questa vicenda, che sicuramente a Civitella del Tronto non ha fatto bene dal punto di vista dell'immagine turistica. Ecco Giuseppe, allora abbiamo ascoltato sì, le parole di 3 sindaci e di un assessore alle politiche migratorie del capoluogo di regione, per l'appunto L'Aquila. Quello che si chiede non è per forza di cose non fateli venire, cioè rassicurateci del fatto che chi viene debba essere innanzitutto già controllato prima e poi deve essere inserito in un contesto come quello dei centri di accoglienza straordinari, che possano essere sicuri per gli ospitati, per gli ospitanti anche, e per la popolazione che ovviamente è alle loro adiacenze. Questo mi pare sostanzialmente il leitmotiv della richiesta dei primi cittadini. E così, Jacopo, infatti, da come lo sentiremo anche tra pochissimo per bocca dell'assessore regionale all'immigrazione Piero Fioretti, che dice appunto che l'Abruzzo era già stato informato del fatto che già era avvenuto un sostanziale primo screening sui migranti per verificare le loro condizioni di salute appena erano sbarcati a Lampedusa. Il problema è che poi magari sono rimasti per giorni a Lampedusa in una condizione di sovraffollamento e nell'indifferenza delle autorità, così che poi una volta arrivati qui in Abruzzo sono emersi nuovi contagi, nuovi casi di contagio che prima non erano stati riscontrati. E un problema che questo potrebbe ripetersi anche in Abruzzo, perché abbiamo ascoltato adesso le parole del sindaco di Gissi, ad esempio, che faceva riferimento anche a un problema di capienza nel CAS, dove ci sono 50 migranti attualmente, mentre la capienza, diceva il sindaco, mi pare sia di 26 persone. Quindi in che modo positivi sono isolati dai non positivi, e si sta anche per una questione di tutela degli ospiti migranti all'interno dei centri, in che modo si sta evitando il propagarsi ulteriore del virus, staremo a vedere. Comunque quel che lamentano i sindaci e che lamenta anche la Regione Abruzzo è che di questo spostamento architettato dal governo e dalle prefetture nessuno era a conoscenza, se non nel momento in cui i migranti erano già stati messi sul pullman in viaggio verso l'Abruzzo. Giuseppe, allora, a proposito di questo, ti leggo delle dichiarazioni da parte del virologo Fazzi, direttore del laboratorio dell'ASL di Pescara, che ha parlato proprio di questo, ha rilasciato una dichiarazione all'ANSA. Non c'è, ha detto, un fenomeno migranti, e se procedure e protocolli vengono rispettati non ci sono rischi per le popolazioni locali. Il fatto che queste persone, non appena arrivate in Italia, vengano valutate per la presenza di coronavirus è una garanzia dei cittadini, lo afferma il virologo Paolo Fazzi, che aggiunge: vengono da luoghi di detenzione in cui sono costretti a stare in situazioni drammatiche, per cui il contagio è più facile, viste le condizioni in cui vivono, e considerato che a livello mondiale siamo nella fase peggiore della
della pandemia, la possibilità che possano avere il virus è molto alta. Per la popolazione locale però non ci sono rischi, finché non guariranno non potranno uscire da quella struttura. E poi, a proposito si è molto parlato della possibilità che del fatto che i test sierologici fatti a queste persone prima dello spostamento dei CAS possano avere delle lacune, continua Fazzi, le persone in questione sono tutte asintomatiche, in molti casi erano state sottoposte a test sierologico dopo lo sbarco ed erano risultate negative, ma poi sono risultate positive al tampone eseguito in Abruzzo. E per questo Fazzi afferma che il test da fare al loro arrivo in Italia dovrebbe essere proprio il tampone, unico strumento riconosciuto, mentre il test sierologico è un test di supporto. In ogni caso, ribadisce il virologo, non sono situazioni che destano particolare allarme, sono più controllabili loro delle persone che invece rientrano dai paesi europei, ad esempio. Grande attenzione in questo periodo va posta su chi arriva dall'est Europa, dice Fazzi, area da cui gli spostamenti sono molto più semplici. Il virus ormai è endemico e l'unica arma che abbiamo a disposizione insieme alla diagnostica e alla prevenzione. Bisogna indossare le mascherine e rispettare il distanziamento sociale. Sostanzialmente, dice Paolo Fazzi, Giuseppe, che questi test sierologici che vengono fatti nel momento dell'arrivo, per esempio sull'isola di Lampedusa, non sono efficaci, sono strumenti utili ma probabilmente per un altro tipo di target di cittadini e di persone, non certamente un gran numero di persone che arrivano e sbarcano sulle nostre coste. Ecco, questo era per completare il ragionamento. E così, Jacopo, tant'è che se nel momento in cui sbarcano a Lampedusa non vengono riconosciuti positivi, però sono riconosciuti positivi nel momento in cui arrivano in Abruzzo, le cose sono due, che o si sono poi contagiati dopo lo sbarco stando a Lampedusa, oppure che il test a quanto pare ha delle fallace. E a questo proposito io direi, appunto, per chiarire meglio com'è la situazione, di ascoltare le parole dell'assessore Fioretti e del presidente della commissione che si è riunita oggi. Prego. L'emergenza sanitaria è entrata anche nei CAS abruzzesi, un'emergenza che da parte del governo, secondo la regione, non è stata gestita assolutamente bene. Sì, noi la volevamo sicuramente risparmiare alla nostra regione, alla nostra popolazione, avendo comunque salvaguardato la nostra popolazione durante il lockdown, con un grande impegno di tutti i cittadini abruzzesi a mantenere tutte le regole date, e purtroppo adesso troviamo un problema che anche se da noi sollevato come rischio, purtroppo stiamo subendo. Inizialmente, prima che i migranti fossero trasferiti in Abruzzo, avevano detto che già era stato fatto uno screening delle loro condizioni. Come stanno le cose? Sì, io in sede di riunione in prefettura ho chiesto proprio specificatamente se c'era stato un primo controllo. Hanno detto che c'erano stati 150 controlli sierologici immediati e 50 tamponi, per quanto ho potuto capire al momento dello sbarco. Dopodiché sicuramente sono rimasti in promiscuità con tante altre persone sull'isola e sui centri di raccolta, erano in presenza di almeno altre centinaia di persone, e quindi nel momento in cui si è deciso di trasferirli in Abruzzo, come minimo doveva essere fatto un controllo nell'immediato momento in cui si stava per partire, per vedere effettivamente se non ci fossero state delle evoluzioni nel frattempo. Adesso cosa farà la regione? Seguiremo quelle che sono state le risoluzioni anche date dalla commissione, come giunta il presidente già si era attivato per avere un controllo il più tempistico possibile nell'ambito sanitario, vedremo anche in logica ispettiva se sono state rispettate tutte quelle norme che comunque sono attualmente in vigore. Ora, ci sono tante problematiche inerenti ai centri d'accoglienza sul nostro territorio regionale, sia quello a livello
livello di sicurezza, perché non abbiamo contezza dei ragazzi, come ci hanno riferito i sindaci, non abbiamo contezza di quello dei ragazzi che sono entrati, usciti, chi è scappato. Ci sono positivi, abbiamo contezza che su 50, ad esempio su Civitella, 50 ragazzi arrivati, 22 positivi. Abbiamo appena votato con esito favorevole le due risoluzioni che impegna il governo regionale a far sì da subito che il governo nazionale non invii più immigrati sulla nostra regione. Domani mattina inizieremo da subito un giro ispettivo sui vari centri abruzzesi e daremo inizio dal comune di Civitella. Ho appena interloquito, parlato con il prefetto Sua Eccellenza di Teramo per darci supporto, per capire cosa sia accaduto in quei giorni, qualche giorno fa, quando hanno cacciato fuori dei ragazzi per poterli far rientrare altri. Ecco, abbiamo ascoltato allora le parole anche dell'assessore Fioretti e del presidente della commissione di Giavvittorio. In chiusura io volevo riagganciarmi alle parole del professor Fazi, che avevi letto tu da studio, Jacopo, che appunto sottolineava come i migranti effettivamente sono poi quelli che ad essere maggiormente controllati, seppur poi la loro salute non sia tutelata al 100%. Infatti è notizia di qualche giorno fa, a quanto pare, che a Colle Corvino, in provincia di Pescara, ci sarebbero due ulteriori casi di positività al Covid-19 proprio a causa di un ragazzo che sarebbe rientrato dalla Germania e che non avrebbe avvisato l'ASL di questo rientro. Appunto, a sottolineare come le vie dal nord Europa e non solo, via aereo, auto e treno, spesso siano quelle che maggiormente a rischio per quanto riguarda la diffusione del virus rispetto a quella dei barconi. Grazie Giuseppe per averci raccontato questa mattinata e soprattutto abbiamo ascoltato le voci dei protagonisti, dei sindaci, che in questo caso ancora una volta sono in prima linea sempre per l'emergenza sanitaria, ma declinata in un modo differente. Grazie Giuseppe, grazie ovviamente a te, a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Dall'Aquila noi rientriamo, andiamo avanti con il nostro telegiornale, ma non cambiamo argomento, perché anche a Roseto degli Abruzzi il primo cittadino sabatino di Girolamo ha comunicato la presenza sul proprio comune di un turista dal Veneto in transito positivo al Covid-19. Già posto in isolamento, la ASL, dice di Girolamo, si occuperà del trasferimento dell'uomo e della sua compagna in una struttura idonea. Lo ascoltiamo. Debbo purtroppo comunicare che presso una struttura ricettiva di Roseto ha preso alloggio nella giornata di ieri, in transito, una persona con la compagna proveniente dal Veneto. Questa persona, poco dopo essere arrivata a Roseto, ha ricevuto comunicazione di positività al tampone Covid dalla ASL di provenienza. La ASL di Teramo sta già monitorando la situazione di questa persona e mi assicura che ne curerà al più presto lo spostamento da questa piccola struttura ricettiva in cui si trova appunto in transito nella nostra città. Lo trasferiranno in una struttura sanitaria idonea. Al momento solo la persona positiva al Covid, solo il turista positivo al Covid e la compagna sono in quarantena obbligatoria. È mancato, da quello che mi dice la ASL, è mancato il contatto stretto con gli altri ospiti della struttura, perché appunto erano appena arrivati questi due turisti e non avevano avuto nemmeno accesso nella sala pranzo e nelle strutture comuni dell'albergo. Quindi la ASL al momento ritiene di mettere in quarantena solo questa persona con la compagna e nessun altro, e ne sta curando il trasferimento presso una struttura sanitaria idonea. La struttura ricettiva sarà completamente sanificata naturalmente a titolo cautelare. Sono notizie ancora comunque frammentarie, io vi terrò aggiornato sulla situazione. Nell'occasione devo ribadire che c'è assoluta necessità, pur in questo contesto vacanziero e festaiolo, di mantenere la prudenza. Manteniamoci
rigorosamente a distanza dai nostri interlocutori, almeno di 1,5 metri, 2 metri, e manteniamo la mascherina soprattutto negli ambienti chiusi. Da libro dei sogni a cassa della regione, il destino del masterplan, secondo il capogruppo del Partito Democratico in Regione Abruzzo Silvio Paolucci, già assessore al bilancio nella passata legislatura. Paolucci attacca la delibera della Giunta a Marsiglio che riprogramma oltre 200 milioni di fondi destinati ad opere infrastrutturali messe in lista durante il governo D'Alfonso. Il servizio di Alfredo Primante. Il Partito Democratico va all'attacco della riprogrammazione dei fondi del Masterplan destinati a numerose opere messe in cantiere nella passata giunta guida D'Alfonso e operata con delibera di giunta dall'amministrazione di centrodestra guidata da Marco Marsiglio. Si va dal porto di Ortona, a cui è stato tagliato il 93% di quanto previsto in origine, circa 37 milioni, agli interventi di valorizzazione dell'ex manicomio di Teramo, a cui sono stati tagliati quasi 28 milioni. Riprogrammati anche i fondi per gli interventi sulla Maielletta e nella Piana del Fucino. Secondo il capogruppo Dem in Regione, Silvio Paolucci, si tratta di vere e proprie cancellazioni. Sono stati cancellati, scrivono temporaneamente, ma sostanzialmente a data da destinarsi, 271 milioni di euro. Il tutto perché questa giunta così lenta non è riuscita ad andare avanti su risorse che c'erano. Voglio ricordare che nella scorsa legislatura avevano detto che erano soldi inesistenti, un libro dei sogni, e oggi utilizzano quei soldi per fare cassa e destinarla altrove. Nella scorsa seduta del Consiglio regionale poi c'è stato un passo indietro sulla norma che modificava la legge urbanistica che, come spiega sempre Paolucci, non teneva conto delle osservazioni di associazioni ed ordini professionali. Abbiamo ottenuto il rinvio perché doveva ottenersi un rinvio. Troppe le associazioni che senza conoscere questo argomento non sono state audite in commissione. Troppi gli ordini e le persone addette al settore che non sono stati auditi. Tanti comuni che ci hanno sollecitato a poter partecipare e condividere una norma che cambia il volto di un territorio. Bocciato infine il sostegno economico ai comuni interessati dal passaggio del Giro d'Italia. Ma sì, fanno un emendamento per dire 400 milioni di euro per eventi sportivi a destinazione turistica. Io penso che tra i più importanti, forse il più importante, è proprio il Giro d'Italia. Una 2 giorni con 200 paesi collegati e diversi comuni toccati insieme a tantissime altre aree della nostra regione. Il Giro d'Italia è tornato in Abruzzo con l'assessorato allo sport che guidavo nella scorsa legislatura, ha fatto tappa ogni anno, è la prima volta che viene bocciato un emendamento, peraltro su un capitolo che hanno istituito a quel fine per finanziare, per dare un contributo ai comuni. Dopo 11 anni dal sisma del 2009 e 7 dalla nascita dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, Montebello di Bertona inizia a raccogliere i primi frutti della ricostruzione pubblica. Stefano Recanati. Giornata storica per Montebello di Bertona, che è stata definita così dal sindaco Gianfranco Macrini, che ieri ha avuto l'onore di tagliare il nastro e consegnare ai suoi abitanti 3 nuove opere duramente danneggiate dal terremoto di L'Aquila 2009. È da troppo tempo che i cittadini attendevano questa riconsegna di questi spazi. Specialmente adesso con i distanziamenti questo spazio era necessario veramente. Sono contentissimo di ridare alla cittadinanza, ma soprattutto ai ragazzi della scuola, queste strutture per poter vivere il loro tempo libero. Purtroppo l'inverno è lungo qui a Montebello, quindi per fare attività fisiche oppure tutto ciò che necessita la struttura della scuola, noi non avevamo queste questi locali, e ringrazio nuovamente l'amministrazione di Farindro che ci ha dato questa opportunità. Gli interventi per circa 2 milioni e 100 mila euro hanno riguardato il nuovo centro polifunzionale, il parco comunale e il consolidamento del versante nord del paese. I lavori sono stati finanziati dall'USRC, ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere. Visto nel complesso, nei comuni del cratere stiamo su percentuali che si aggirano mediamente attorno al 36%, ci sono comuni che stanno più avanti e superano il 50% di ricostruzione e altri che stanno un po' più indietro, che scontano magari soprattutto nell'alta valle del Laterno in provincia dell'Aquila e nella zona del Teramano scontano l'effetto del sisma del 2016. Montebello si pone un po' a metà strada fra queste percentuali, sicuramente c'è
tanto lavoro da fare, ma sicuramente quello che rimane da fare è molto meno di quello che è stato fatto fino ad ora, quindi abbiamo superato anche in questo comune il 50% come avanzamento della ricostruzione. Però, come dicevo prima, va citato proprio come esempio per come sta portando avanti la ricostruzione pubblica. Andiamo a chiedere adesso disagi alla viabilità nel centro storico. La denuncia da parte del candidato sindaco al comune Paolo De Cesare. Anche alcuni esercenti hanno avuto problematiche per il restringimento di una carreggiata che impedisce il regolare flusso delle auto. Un'altra situazione di incuria qui a Chieti ormai da molti anni, stavolta in centro. Assolutamente in centro, una delle vie principali di viabilità della città, del centro storico, c'è questa situazione di evidente pressappochismo, di incuria e di menefreghismo che persiste almeno da un paio di anni. Non si sa quando vorrà essere risolta dall'attuale amministrazione, visto che, ripeto, crea parecchi disagi al traffico cittadino. Un tema questo quindi che non riguarda solamente le periferie? Assolutamente no, ma Chieti è totalmente tutta in degrado, altrimenti non ci sarebbe la situazione di piazza San Giustino davanti al tribunale, sotto la chiesa con l'erba alta 1,5 metri, non ci sarebbe il municipio chiuso da 11 anni o il tunnel fermo, gli ascensori con il tunnel che collega Largo Barbella al parcheggio del terminal da circa 13 anni. Chieti è tutta in degrado, Chieti ha bisogno di ripartire, ha bisogno di risposte concrete e noi siamo pronti a darle. Allora, lei è un esercente, qui siamo a Chieti Centro, lì c'è un semaforo provvisorio, ormai da quanto tempo? Sono ormai 2 anni che c'è questa strada chiusa, diciamo, questo disagio. E vi crea qualche problema per la vostra attività? Beh, chiaramente c'è sempre il restringimento della corsia, quindi comunque le macchine hanno sempre difficoltà a parcheggiare, a fermarsi, poi questa è una zona abbastanza problematica per questo e quindi non ci sono parcheggi, sì, sicuramente crea qualche difficoltà. Da quando è successo, oramai più di 1 anno e mezzo fa, è un po' l'attività è scesa, diciamo che c'è un po' meno traffico, che crea un po' di disagio alla viabilità, quindi i clienti tendono a non fermarsi più qua per fare il rifornimento. E dall'amministrazione comunale nessuno è intervenuto? Veramente qualcuno è intervenuto, diciamo, quasi subito, però dopo non si è visto più nessuno, poi per diverso tempo non si è visto più nessuno. Una volta che hanno predisposto poi le transenne e il semaforo, poi non si è visto più nessuno. Parliamo di sport, di calcio, perché insomma è notizia di ieri sera, è stato respinto il ricorso davanti al collegio di garanzia del CONI del Trapani contro la penalizzazione di 2 punti in classifica per ritardi e il versamento degli stipendi ai giocatori. Il Pescara dunque può tirare un sospiro di sollievo, anche se ora dovrà giocarsi le possibilità di salvezza nella doppia sfida contro il Perugia. Andrea Costantini. Nessun colpo di scena, il collegio di garanzia del CONI ha rigettato il ricorso del Trapani, confermata la sentenza della Corte Federale d'Appello che in secondo grado aveva inflitto al club siciliano 2 punti di penalizzazione. Il Pescara può dunque tirare un sospiro di sollievo, confermato il play-out con il Perugia. Gara d'andata lunedì 10 agosto alle 21 allo stadio Atletico Cornacchia, ritorno al Curi di Perugia venerdì 14 sempre alle 21. Iniziata alle 15:30 l'udienza in videoconferenza è terminata poco dopo le 17, circa 1 ora e mezza di discussione, poi l'attesa che è culminata alle 18:45 quando il dispositivo è stato pubblicato. La soddisfazione dell'avvocato Nicola Lotti che ha rappresentato il Pescara. Il presidente del collegio in esordio di udienza ha chiarito che sull'inammissibilità tanto nostra quanto del Cosenza, altra società controinteressata ovviamente alle vicende di questo ricorso, avrebbe il collegio deciso in sentenza, cosa che ha fatto dichiarando l'inammissibilità sia nostra che del Cosenza. Questo però non ha impedito appunto a fare in modo che il relatore, il professor Marietta, il collegio potesse
leggere ed ascoltare le nostre difese. La causa di forza maggiore però sostanzialmente, oltre ad essere non invocabile, perché ovviamente è una causa di forza maggiore che intanto era comune a tutte le società e 19 su 20 hanno pagato, ma poi soprattutto non è stata offerta dal Trapani, e questo sicuramente non per colpa dell'avvocato Chiacchio, che ovviamente utilizza gli strumenti documentali, le prove che il proprio cliente gli fornisce, ma per colpa, immaginiamo, del Trapani, che non aveva questa possibilità di allegare documentalmente, ha invocato la causa di forza maggiore di non aver potuto pagare in tempo, salvo poi pagare a distanza di 24 ore e di 4 giorni il saldo, per alcune situazioni che ha circoscritto nella mancata disputa di una partita Trapani-Frosinone del 14 marzo, e lì abbiamo avuto gioco facile a dire che, a sottolineare al collegio, che il Trapani ha una media spettatori di 4.000 persone, a 2.600 abbonati, quindi il massimo che si poteva aspettare era un incasso di 15.000 euro, consideriamo che il pagamento incideva in circa 600.000 euro. E poi l'altra motivazione, un mancato pagamento di un rateo dello sponsor principale per 48.000 euro, tutte circostanze non provate documentalmente, ma anche se lo fossero state avrebbero inciso nell'ordine del 5-10% del debito che invece non si è affrontato. Per l'avvocato Edoardo Chiacchio, legale del Trapani, il ribaltamento del meno 2 rappresentava un'autentica impresa. Pensavo che con il lockdown, con il Covid, potessero essere considerate delle attenuanti, perché la verità è che noi abbiamo sempre pensato solo ad avere un solo punto di penalizzazione, ai due punti nessuno aveva mai pensato, e in primo grado al Tribunale federale ci eravamo riusciti. Certo, oggi solo contro quattro validissimi colleghi sfido chiunque a lottare una società in una situazione che non era mai stata giudicata in maniera diversa prima, contro la FIGC, scusate se poco, contro il Cosenza, contro il Pescara, validamente assistiti dai colleghi, e con la Procura Generale del CONI, che si è dichiarata testamente contro di noi, ci voleva una forza solo per reggere fino alla fine dell'udienza. Il Trapani si rivolgerà al TAR, perché poi questa era... Guardi, il mio compito si esaurisce in sede sportiva. Al TAR sicuramente ci vorrà, nel caso in cui la società decidesse di adire il tribunale amministrativo, sicuramente si avverrà dell'opera di amministrativisti. E sempre a proposito di Pescara, rimborsa la società biancazzurra i propri abbonati. La società comunica che per le 5 gare presenti negli abbonamenti sottoscritti per la stagione calcistica 2019-2020, ma disputate a porte chiuse per l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, tutti i sottoscrittori potranno richiederne rimborso tramite l'emissione di un voucher digitale del valore corrispondente ai ratei delle suddette partite. Le partite interessate sono Pescara Juve Stabia del 20 giugno, Pescara Empoli del 29, Pescara Perugia del 10 luglio, Pescara Frosinone del 17 di luglio, Pescara Livorno del 27 luglio. Queste le 5 gare. Le richieste di emissione dei voucher potranno essere effettuate dal 13 agosto fino al 14 settembre. Il voucher, che potrà essere ceduto anche a terzi, avrà validità di 12 mesi dalla data di emissione e potrà essere utilizzato per l'acquisto online o presso il Pescara Store per servizi di biglietteria, biglietti o abbonamenti. E questa era l'ultima notizia per il nostro telegiornale. Vi ricordo che i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata.